Consigliere Rolfi, commentiamo gli arresti di ieri per quanto riguarda il terrorismo nel nostro paese anche, insomma. Beh, la conferma, se ne serve ancora una, che sono già qua, sono organizzati, possono contare su associazioni, centri culturali, moschee, sulla prateria sterminata di internet, consente di indottrinarsi da casa, su centri di reclutamento, su finanziamenti. Insomma, l'Italia ha calato le braghe, è stata disattesa, è stata disattenta, cieca. Per tanto tempo, specialmente negli ultimi anni, grazie ai governi Monti, Letta, Renzi, facendo entrare troppe persone, essendo anche disattenta nei confronti del mondo islamico organizzato, attraverso le moschee che sono i luoghi di indottrinamento, avvicinamento, reclutamento principali. Occorre un cambio di svolta totale, occorrono strumenti, risorse, a chi fa le attività di indagine, e un plauso va sicuramente agli investigatori bresciani per il lavoro intenso che hanno fatto. Non è difficile. Non è facile conoscere, decifrare e interrogare quel mondo, molto magmatico, molto complesso, molto isolato anche. E quindi per questo io credo che in Italia, data l'emergenza che c'è, serva una super procura nazionale antiterrorismo islamico, perché ha una sua specificità, il terrorismo islamico, come si è fatto ai tempi, come ha cercato di fare ai tempi Falcone per combattere l'emergenza mafiosa, con poteri particolari, con risorse particolari, e credo che la Procura di Brescia, gli investigatori bresciani, per quello che dai tempi della moschea di Cremona hanno fatto con tante indagini, tanti interventi importanti, fino ad oggi, smantellando la prima cellula ISIS in Italia, possono avere le risorse, le capacità, l'esperienza per candidarsi a questo ruolo importante. Per la prima volta in questo caso sembra che sia stato applicato il reato di arruolamento. Sì, reato, come dire, costruito un po' troppo tardi rispetto alle storie che conoscevamo presenti nel nostro territorio. Però oltre a nuove fattispecie di reato che sono comunque utili, servono poteri particolari e risorse adeguate agli investigatori. È chiaro che da parte del ministro Alfano esultare per questo lavoro che parte dal 2012, quindi tanti anni fa, quando c'era ancora un altro governo. E nel frattempo, fare tagli drastici alla polizia postale, che per esempio a Brescia chiuderebbe, ed è la principale fonte di indagine nei confronti del, diciamo, terrorismo che si sviluppa attraverso internet, è una contraddizione evidente, è un'ipocrisia evidente, per cui serve coerenza, risorse, mezzi, strumenti e fiducia alle forze dell'ordine.